speriamo di uscire definitivamente dall'emergenza Covid. Questo credo che sia l'auspicio che tutti quanti noi ci dobbiamo fare, ma è ovvio che fin quando non si mette un punto, una parola fine, avere una struttura come questa non è più un po' di tranquillità. Ringraziamento voglio fare anch'io, voglio fare a tutti coloro che hanno affrontato questa fase complicatissima e che ancora continuano ad affrontarla, perché noi tutti qui presenti siamo stati testimoni diretti di quello che è stato sono stati dei momenti lunghissimi, complicatissimi, in cui c'era una profonda incertezza, ma in cui l'unica certezza che tutti quanti noi avevamo era la forza di tutti quanti i sanitari che si sono spesi fino all'ultimo secondo della loro vita qui dentro. Volevo ringraziare il dottor Casciari, perché questo momento in cui, lo ricordava prima, c'è un'attenzione dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, della riorganizzazione interna importante per il rilancio del nostro ospedale, che tutti quanti noi auspichiamo dal punto di vista ovviamente del livello delle prestazioni locali e conseguentemente anche del fatturato che serve per far andare bene la sanità regionale nel suo complesso. E poi volevo ringraziare la Presidente Desei e l'Assessore Coletto per la loro costante presenza qui nella nostra azienda ospedaliera e per l'attenzione che anche quando non sono qui fisicamente presenti hanno sempre mostrato nei confronti della sanità dell'Unica Meridionale e in particolar modo per l'attenzione che hanno sempre messo sull'azienda ospedaliera, di cui ricordo già i primissimi colloqui che facevano appena arrivato Luca, ci interfacciamo anche con la Presidente, proprio sulla potenzialità enormi e sulle grandissime capacità del nostro ospedale.